Pinteri a disposizione del Senza Appelli per rimanere tra la capolista del Gione H, la incontrastata dominatrice in Soli Antonino e Peppe Raeli. Invece per quanto riguarda in rimessa laterale veloce battuta dal capitano Salvo Battaglia, ed è bravo Corrado Labruna a incunearsi tra due giocatori, supera palla precisamente tra San Pio e Mister Bianco, e quindi cioè la seconda e terza del girone ne usciranno solamente due. E ancora un corner della partita, ancora Vincenzo Rametta scodella una pericolosa pressione a favore della formazione avolese, con Vincenzo Rametta che lancia lunga per Andrea Mangiagli, che cerca di far proseguire Corrado Labruna, che apre brillantemente per Raeli, che tenta messa laterale. Ancora Vincenzo Rametta osserva ed è Andrea Mangiagli che tenta di liberarsi. Il Siracusa sta predisponendo una buona ragnatela a centrocampo, sta cercando di imbrigliare l'avanti, e Corrado Labruna si libera, assist per gollo Garrete, 1-2 Labruna Mangiagli, Atletico Avola in vantaggio, 23esimo. Stiamo raccontando di un Siracusa bravo a far ragnatela a centrocampo. La bravura e la classe del duo Labruna Mangiagli per sbloccare una gara che stava diventando a retrosei nell'area di rigore del Siracusa, ma direttamente su punizione. Andrea Mangiagli si libera di un compagno ed è come appoggio d'attacco. Il corner battuto da Rametta, che vede lungo Andrea Mangiagli, Marcello Neri si libera e per Andrea Mangiagli un bellissimo in linea per uno schema preparato tantissimo, ed è una partita che può segnare una stagione. E Raeli tenta lo scambio 1-2 con Labruna, che vede in verticale Orazio Basile davanti al difensore, si libera ed è bravissimo sia in centrocampista, ma è sempre il Siracusa Calcio, bravissimo a spensierire il portiere Ciccio Loreto, palla comunque centrale, e in questo momento il signor Nicastro decreta la battuta di prima tensione. Lo straniero Amadi subisce un fallo. Da questo momento in poi giocherà in 10 uomini. Non corso del primo tempo, su destra del fronte d'attacco, palla sfiorata da Raeli, Andrea Mangiagli, e clamoroso raddoppio per l'Atletico Avola, ancora nel quinto minuto. Atletico Avola 2, su Corrado Labruna cerca di incunearsi, sfugge via Corrado Labruna, di sinistro tenta la battuta ed è dell'Atletico Avola. Corrado Labruna cerca di addolcire una palla, bravissimo di sinistro, a disposizione, cercano sempre, ecco ancora Labruna, solo il portiere, 3-0 rete Corrado Labruna, 3-0 Atletico Avola, che ancora una volta sfrutta sulla destra, tenta di scotellare una palla a centro che sfugge dai rosso-blu schierati, palla scotellata a centro che colpisce il palo direttamente. Sì, sicuramente è stato punto di riferimento il Siracusa Calcio per moltissimi giovani della nostra del centrocampo, hanno trovato sicuramente. E in questo momento il signor Nicastro Michele decreta il triplice fischio finale, quindi Atletico Avola 3 Siracusa Calcio 0, e sono i ragazzi atletisti ad accedere alla finale, alla fase finale playoff per quanto riguarda la categoria allievi regionali.